E con questo pop rock anni 90 ritorniamo in diretta e ritorniamo con ancora tantissima fisica qua su Breaking Lab, sempre su www.radiostatale.it o in podcast, se lo state ascoltando in podcast, o su YouTube, o su YouTube o dove cazzo volete, insomma, ragazzi, a un certo questo punto viene basta bippato. Esatto. Come se voi non diceste mai parolacce adesso, va bene tutto, però no, io non le dico. Non si è sentito nemmeno. Questa era colpa di Stefano. Niente, questa era colpa di Stefano. Questo momento di silenzio era colpa di Stefano. Esatto. Stefano, che adesso però ci parla di qualche cosa di instabile. Sì, di instabile, come la nostra mente che vacilla continuamente. Assolutamente. Esatto. No, diciamo che, vabbè, tutti noi sappiamo cos'è Marte, penso. Giulio, cos'è Marte? Un dio romano. Esatto, ma è anche il quarto pianeta del nostro bellissimo sistema solare, che salutiamo e ci ascolta sempre ogni sera, il sistema solare. Ciao sistema solare. Ciao sistema solare. Si è formato più o meno assieme alla Terra e vabbè, anche lui presenta delle ere geologiche come la Terra, ma non stiamo qua a approfondire che c'è Gabriele che dovrebbe occuparsi Gabriele, di queste cose. Gabriele, dove sei quando ci esatto, servi? Cioè, io devo parlare di questa cosa, dico Gabriele, sici per... sici. Per supportarmi è invece abbiamo... di una parolaccia questo, se potete permettermi. Tagliamo la crusca. Esatto. Comunque, un tempo Marte fu caldo come la Terra. Un tempo. Poi man mano sta raffreddandosi, sono successe cose, e appunto si è raffreddato. Però quello che succede è che raffreddandosi la crosta è stata sottoposta a degli stress che ancora adesso, a quanto pare... continuano ma quindi, sono terremoti sfigati, cioè non è che tipo... Cioè hai spoilerato così di brutto quello di cui volevo vabbè, parlare. Vabbè, movimenti della crosta cosa devono essere? Però cioè, volevo dire diverso. Tipo... Cioè tipo non è tipo il mantello terrestre, qua mi fanno buu. Comunque sono terremoti sfigati. Sì, perché infatti il 6 aprile di quest'anno è stato rivelato il primo terremoto marziano, anche detto martemoto, che io odio profondamente. Martemoto. Ora lo registriamo, sarà il nostro nuovo effetto sonoro. Aspetta, lo dico bene allora. Martemoto. Questo va bene. Sarà la tua condanna. Sarà la mia condanna, esatto. Comunque, cosa è successo? Allora, vi ricordate che il... Adesso non mi ricordo, 19 dicembre del 2018 è atterrato InSight su Marte, che era questa nuova sonda mandata per fare un po' di cose, come al solito fanno un po' di tutto. Tra queste c'era la possibilità di misurare i terremoti che avvengono su Marte, che appunto non avvengono come sulla Terra con la tettonica delle placche, perché non ha... la tettonica delle placche, ma appunto questi movimenti della crosta che si sta raffreddando e cose. Schifo. Che schifo di terremoti, vero? terremoti di serie B. Esatto. Non sono come i nostri. E appunto era dotato di questo sismografo che è altissima precisione, anzi addirittura come sensibilità trovato proprio sul sito della NASA, che la sensibilità è paragonata al fatto che può rivelare un movimento della superficie più piccolo di un atomo di idrogeno. Cioè, cosa? Come ampiezza dell'oscillazione. Cioè, esatto. Tipo un'onda gravitazionale, praticamente. Questo è ancora più piccolo. Però comunque però... è una sensibilità sbalorditiva. Ma serve? A quanto pare sì, perché comunque i terremoti vedi sono... anche se ci sono i marziani che stanno scavando sotto, che stanno cantando, che stanno facendo cose. Scusa, ma l'atomo di idrogeno te lo sposta anche se tipo c'è un... la famosa farfalla non che non batte so, puoi le fare ali il conto degli, di che intensità deve avere un'onda dato un'ampiezza così. Bisogna sapere la compressibilità delle rocce marziane, ma questo Te lo lascio, guarda. Ma di fatto il problema principale è che non sappiamo come è fatto dentro Marte. Cioè, e infatti è a questo che ci servono le onde sismiche che propagano per il pianeta. Tu sai benissimo, Giulio, visto che tu sei un esperto sismologo, sì. che cosa succede quando un'onda sonora attraversa un mezzo, propaga, ma se la densità nel mezzo cambia? Cambia la lunghezza d'onda. Sì, cambiano varie cose, cioè la propagazione si modifica in qualche modo, okay. Quindi se riusciamo a capire come cambia nel propagarsi all'interno l'onda sismica in Marte, possiamo capire quali sono gli strati di cui è fatto Marte, e quindi capire come è fatto all'interno. Questo interessa soprattutto perché ci sono state delle attività vulcaniche abbastanza recenti su Marte, parliamo di milioni di anni fa comunque, 10 milioni di anni fa l'ultima più recente. E quindi
sì, diciamo, anche esplorare a livello appunto di come è fatta sotto la crosta la crosta marziana, diciamo, è una cosa molto interessante. E appunto ci permetterebbe l'analisi fatta da InSight di ricostruire come è fatto l'interno di Marte, cosa che finora ancora non sappiamo. Ah, ma quindi, cioè, dopo questo Martemoto che io mi ostinerò a dire, no. Cioè, quindi davvero si hanno informazioni sufficienti per una certa precisione? Un pochettino sì, poi penso allora, che sarebbe meglio averne di più. Sì, no, allora diciamo l'ampiezza di questo Martemoto in particolare è stata troppo bassa per riuscire a capire qualcosa all'interno, però è la prima abbastanza intensa da dire è un Martemoto sicuramente. In particolare è stato anche è stato ascoltato, diciamo, c'è un bel video di cui vi facciamo sentire l'audio in cui si sente, aspetta, prima devo spiegare cosa si sentirà. Allora, prima c'è il vento, in realtà, che comunque prima c'è un pezzo in cui ci sarà il vento, che è stato uno dei problemi principali da risolvere, perché comunque anche quello, la pressione sulla crosta provoca delle vibrazioni che potrebbero... Quello risolvere. L'atomo di idrogeno te lo sposta. Mi esatto. Poi in realtà ci sarebbero anche gli... studi anche gli impatti in realtà dei meteoriti su Marte, riesce a rivelarli, e però ci sono altri problemi legati comunque alla temperatura, alla pressione, a tutte queste cose qua. Tutto è stato fatto ad hoc e siamo riusciti a raggiungere quella sensibilità. Comunque dicevamo, c'è il vento, poi effettivamente nel centro c'è il terremoto marziano e infine ci sarà un altro rumore che è invece del braccio meccanico che si sposta. Quindi prego, maestro. Bene, religioso silenzio. Sì. Questo è il vento. Questo è il Martemoto. E questo è il braccio. Esatto, era il braccio. Comunque, incredibilmente siamo riusciti a rivelarlo. Era... anche di, non lo so, mistico. Sì, assolutamente. Viene dall'interiora di Marte, quindi è fighissimo. Cioè, adesso. Dimmi una cosa più figa di questo, dai. Sì, esatto. Dimmela tu, Caccia, dai. Una cosa più figa di questa. Non lo so. Perfetto. Ci invitavano a iscriverci al canale. Perfetto. Giustamente, iscrivetevi al canale della NASA, che fa sempre tante cose interessanti. Ma a parte questo, diciamo. Poi, chiaramente, legato a queste notizie di ricerca spaziale e così via, cosa volete che sia saltato fuori? Ah, ma a cosa serve? Giulio, a cosa serve questa cosa? È inutile? Abbiamo risolto il problema dell'acqua? Potevano misurare i terremoti sulla Terra, cosa li misurano su Marte? Esatto. No, vabbè, diciamo, quest'ultimo pezzo vorrei un attimo dedicarlo a una cosa che, vabbè, a tutti noi sta a cuore, cioè il fatto che la ricerca pura va fatta. Uno, per la conoscenza umana, perché dobbiamo progredire dal punto di vista della conoscenza, ma dobbiamo comunque pensare che gli sviluppi tecnologici poi sono infiniti. Basti pensare che solo dalle esplorazioni spaziali abbiamo ottenuto più o meno tutto quello che abbiamo qua. Basti pensare anche alle batterie al litio. Le missioni Apollo hanno portato allo sviluppo delle batterie al litio, perché là non potevano attaccare la presa sulla Luna. E poi tipo la stessa cosa con cui ci state ascoltando, cioè internet è nata al CERN, quindi, esatto, quindi ricerca pura significa progresso umano, ma progresso anche tecnologico, che poi vabbè non si sa se arriva, però finché non si prova non arriva sicuro. Quindi voi che ci ascoltate, investite nella ricerca, donate soldi alla ricerca e sostenetela sempre ad ogni costo, perché è la base del nostro progredire umano. Io sinceramente ho solo l'applauso povero. Va benissimo, lo accetto. Credo che ma un applauso alla scienza, chi si dedica alla scienza, a simboleggiare i fondi destinati, esatto, alla ricerca. Un applauso ai ricercatori, soprattutto tra cui il nostro Caccianiga, che è un ricercatore. Questo è un applauso vero. Bravo. Sì. Basta, ho rubato tempo per dire questa cosa perché ci tengo particolarmente. Ottimo. E vabbè, quindi diciamo, come colonna sonora non potevo rimettere di nuovo David Bowie, David Bowie, perché ci è un po' stufato anche tra un lui. Po' il fantasma di David Bowie ci viene ci chiede i diritti, tipo. No, allora ho scelto una canzone dei Stone Temple Pilots, che è First Kiss on Mars.